Siamo parlati di Gesù e Maria. Oggi, mercoledì della prima settimana di Avvento, è abbastanza chiaro che tutte le letture ci parlano del banchetto preparato dal Signore, come profetizzò Isaia, in quel giorno il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivande. E poi il Salmo responsoriale, sederemo con gioia alla mensa del Signore, e poi il Vangelo, la moltiplicazione dei pani. Allora è chiarissimo il messaggio di questa giornata. Questa è la giornata dell'Eucaristia. Noi sappiamo che Gesù viene venuto nella terra per la fine del mondo, viene anche continuamente a noi nella nostra vita, il mistero, ma la forma più grande comunque Gesù non solo viene a noi, ma viene anche in una maniera profondissima è nell'Eucaristia. In particolare, sapete che l'Eucaristia è un sacramento unico, ma c'ha tre aspetti: l'Eucaristia sacrificio e la messa, l'Eucaristia banchetto e la comunione, l'Eucaristia presenza è la presenza reale di Gesù, l'Eucaristia per essere adorato e pregato da noi, vivo e presente. Chiaramente la comunione è l'aspetto del banchetto che è appunto evidenziato da questa liturgia. E uno pensare, voglio incontrare Gesù. Quale incontro più grande con Gesù, anche se anche questo chiaramente è un mistero, perché noi non vediamo Gesù presente nell'ostia. Noi crediamo che Gesù è nascosto dietro i veli dell'ostia, ma non lo vediamo, perché è un incontro che si realizza nel mistero. Ma nell'Eucaristia c'è lo stesso Gesù. Vedete, Paolo VI nel Mysterium Fidei dice: chi c'è nell'Eucaristia? Lo stesso identico Gesù che è in cielo, seduto alla destra del Padre, con il suo stesso corpo, il suo stesso sangue, la sua stessa anima, la sua stessa divinità. Proprio così scrive. Qual è la differenza? Poi se volete proprio fare una bella, una sola. Nell'Eucaristia occupa lo spazio attraverso le dimensioni delle specie eucaristiche. Un frammento infinitesimale, come la nostra grande così, è sufficiente a contenere tutto Gesù. In cielo occupa lo spazio attraverso le sue membra fisiche, come ogni essere umano, come noi, io sto qui attraverso... Basta, non c'è nessuna differenza. E capite, non è che se Gesù si fosse limitato a farsi adorare già sarebbe stato grande dono, perché sta sempre con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma voi capite che l'Eucaristia diventa una cosa sola con lui. Capite? Noi lo assumiamo, non è che lo mangiamo, cioè lo assumiamo devotamente, ma Gesù entra dentro di noi, cioè il suo corpo diventa carne della nostra carne, il suo sangue diventa sangue del nostro carne, del nostro sangue, la sua anima è anima della nostra anima e la sua divinità ci riempie di grazie. Capite? Ecco, allora quanto valorizziamo una cosa di questo genere, no? E ciascuno di noi, lo sapete, Gesù guarda il cuore di ciascuno di noi, e su questo, no, l'Eucaristia è uno dei punti in cui la nostra persona, la nostra personalità si esprime, perché Gesù lo vede come tu percorsi l'Eucaristia. Quanto tu desideri, per esempio, postarti a Lui, quanto sei contento di andare a messa, quanto sei contento di guardare la comunione, quanto sei contento dopo che l'hai ricevuto Gesù, che gli dici dopo? Cioè, quanto fervore hai, quanto amore hai, che tipo di accoglienza gli fai, capite? Perché si può fare la comunione, ma gli effetti che produce in noi la comunione dipendono, insegna la Chiesa, dalle nostre disposizioni interiori e esteriori. Se io vado a fare la comunione come gesto abitudinario, quindi con la capoccia per aria, certamente questo non succede a voi, sto facendo un esempio per farmi capire, no? Tanto per farla, vado al posto, mi metto seduto, magari cavo al muro, e poi venite la benedizione, non ne vado come se niente fosse. Tu la comunione l'hai fatta, perché la comunione l'hai fatta. Tu hai ricevuto il corpo di Cristo, quando dite Amen, quello è Gesù veramente. Però capite gli effetti di una comunione di questo genere, quali possono essere? Voi sapete che una volta, nella storia si passa sempre dall'estremo all'altro, la comunione si faceva una volta veramente quasi ogni morto del Papa, ma se voi ricevete dei santi, delle sante suore, per esempio, quando il confessore gli dava l'autorizzazione a fare la comunione, dormivano la notte.
cominciavano la settimana prima di tra una settimana c'è la comunione e cominciavano a farlo ieri, quando arrivava la comunione stavano praticamente, stavano quasi in visibilio, capito? Qui si passa sempre da... purtroppo mi trovo spesso a dire che l'equilibrio non è caratteristica connaturale all'essere umano, perché si passa sempre tra gli estremi, quindi se va a un fervore che magari non ce l'avessero, a volte ad un'indifferenza, una freddezza che fa male, insomma, fa sicuramente male al cuore di Gesù, perché se ne è lamentato, insomma, anche attraverso manifestazioni pubbliche. Quindi consideriamo che l'Eucaristia è l'avvento continuo di Gesù, è la visita, se vogliamo, anche quotidiana che lui fa nella nostra vita per ricordarla di grazia. Ricordiamo sempre che le grazie che ci porta sono proporzionali all'accoglienza che gli facciamo. Capite? Quanto più bella è l'accoglienza prima e dopo, e anche nell'atto di fare la comunione, no? Io ho scritto un bello muscoletto dove si spiegano i tanti modi di fare la comunione, e ognuno deve scegliere quello che è più confacente al proprio cuore e quello che è più adatto a manifestare quello che sento verso Gesù Eucaristia. Capite? Prendendosi sempre la cosa bella della vita cristiana, che poi tu ti prendi la responsabilità davanti al Signore di quello che fai, prima, durante e dopo. Capite? Ecco. E però chiediamo alla Madonna che ci aiuti veramente a valorizzare, perché quando uno ce l'ha messa, ogni tanto qualcuno dice: ma che andiamo a fare? E un sacco di pellegrinaggi in giro che ci abbiamo la vestire dentro casa. Questa è un'altra esagerazione, d'accordo, perché i pellegrinaggi si devono fare. Però una frase di questo genere c'è un fondo di verità, capite? Perché se tu fai la comunione, sì, il pellegrinaggio è bello, quando fai la comunione è il massimo, ma se vedessi la Madonna sarebbe più importante davanti alla comunione, capite? Quindi, fermo restando che i pellegrinaggi si devono fare, sono una cosa bellissima, sapete che per me sono una cosa molto importante per la vita parrocchiale, no? Però è il senso, no? È il cuore. L'idea Maria Santissima che ci aiuti ad avere un cuore simile a Lui nei confronti di Gesù Cristo, e ci aiuti sempre a fare buone e sante comunioni, che sono appunto il modo in cui Gesù continuamente visita il nostro cuore. Siamo lodati Gesù e Maria.